No, boh, ti rispondo altri ai messaggi, sennò poi mi scordo, poi ti dico questa cosa. Martedì andiamo, partiamo la mattina presto, io e te, torniamo la sera, macchina di destinazione casuale. Martedì ci sto, però voglio dei dettagli e devi pure considerare che io la settimana prossima tengo l'esame, quindi perderei un giorno di studio, però vengo stesso. Sono la seconda volta. Comunque, saltano lo taglio. Probabilmente sta incartatissimo stamattina. Voi l'avete già visto perché l'ho montato così e ho dimenticato il concetto. Però, niente, tutto questo nasce da un'idea di termostato. Siamo andati in Molise! Siamo in Molise! È vero, sesto campano, appena arrivate, faccio vedere. Vlog in macchina, ragazzi, sto 500 de fuego! C'ha 1 milione di chilometri. E stiamo già andando, il passo non è male, il campo basso si arriva sempre dritto. Guardate i paesaggi, la cosa bella, la luna. Il sole è scomparso perché stava dietro. Stupendo. Comunque bellissimo, siamo partiti alle 6 più o meno. Questa è una cacca di uccello che sta sul vetro. E stiamo andando. Yahoo! Eccoci qua, ragazzi. Prima sosta vicino al lago di Castel Vincenzo. Siamo arrivati in Molise da un po' e questo è il panorama bellissimo. Io sono appoggiato sulla macchina, ma sto facendo qualche foto. E questo è il paesaggio stupendo, con ovviamente, ragazzi, la magnificenza della luna che scompare. Eccola, della luna di giorno. Eccoci qua, prima tappa della giornata, lago di Castel Vincenzo. Eccoci qua, ragazzi, siamo in Molise. Esiste ed è anche bellissimo. In realtà è piccolino, non si vede così grande, diciamo, rispetto alle fotografie, però è molto bello. Allora, si arriva molto semplicemente, perché dalla deviazione di Isernia, quella, diciamo, principale, posso dire, in 10 km si arriva qui. E il paesaggio merita davvero tantissimo. Non c'è nessuno per strada, questa è una cosa un po' assurda, e non soltanto qui perché magari è anche facilmente immaginabile, ma non c'è proprio nessuno anche nel paesino, quindi vedremo dopo di chiedere a qualcuno se uscirà. Cerchiamo di andare sopra il paesino per vedere il castello. Si schiaccia di vedere, fa un freddo impressionante. Non so quando caricherò questo video, ma stiamo registrando a 14 gennaio 14. Sì. Non si dica, siamo arrivati a un belvedere, niente male, vero? Il sole già sta salendo, quindi si comincia a rovinare un po' tutto, colori eccetera. Peccato, diciamo, per i lavori un po' di queste cose, ma questa l'ha vista sul lago Castel San Vincenzo. Noi eravamo praticamente lì prima a fare le foto. Qualche scorcio interessante, non mi sento di consigliare una visita in questo posto. Cioè, in realtà, Marco, quanti abitanti faceva prima? 530. No, prima. Ah, c'è stato un forte calo demografico negli ultimi 30-40 anni. Si partiva da 3.000-3.500 abitanti e si è arrivato adesso, che secondo me all'anagrafe 500.
Questa è tutta l'anagrafe, perché i 500 non si vede. Abbiamo visto un altro, quindi erano 2+2. Sì, effettivamente. E sì, siamo andati da là, vediamo un po' qua. C'è, però diciamo che tutta la parte che si affaccia poi sul lago è interessante, perché poi paesaggisticamente ha qualcosa da dire. Per il resto è esattamente questa qui, dicevo, è abbastanza interessante perché ci sono queste affacciate che ti danno un po' di respiro, anche un po' di colori diversi che cambiano, guardate, tipo questa cosa qua che è molto bella. Poi per il resto, insomma, no, si fanno a 40. Impressionante. Questo, ragazzi, c'è la strada che porta a Disernia, quella è la 500 fantastica nostra, e questo è il paesino arroccato del Borgo San Vincenzo che si vede da quest'altra parte, molto bello con lo sfondo delle montagne, devo dire, niente male. Scendi di là. Eccoci alle porte di Disernia. Che ne pensi, Mike? Al momento non abbiamo visto ancora niente di interessante, a parte il nulla. Sì, infatti. Ho parcheggiato, salve zio Mario, ho parcheggiato a 10 km di distanza, che Mike è un ansioso di merda, ho paura di non trovare posto, ovviamente messo la macchina lì. Non è vero, raga, perché volevamo fare qualche passo a piedi. Sì. Oggi ha voglia di sport. Dicite 20, se volete magenta è il colore che fa la differenza. No, è scritto là. Quando vuoi accontentare un amico, addirittura il nulla, attraversare addirittura un ponte. Stiamo cercando il museo addirittura nazionale del Paleolitico. Vedete voi? Io no. Ci siamo arrivati dalla mappa, posizione, così si vede, c'è il sole. Comunque, ecco il museo. Cimitero praticamente. Eccoci qua alla fine. Allora, questo è un parchetto che abbiamo trovato, niente male, abbastanza soleggiato eccetera. Siamo andati la spesa a prendere qualcosa al Conad, prosciutto crudo, più grasso che prosciutto, ma va bene. E abbiamo visto addirittura due persone, due ragazzi, quindi c'è qualcuno. Oddio, rivelazione, ci stanno pure i bambini. Tornano da scuola e quello è comune. Merda, ragazzi, questo è un Mike selvaggio. Volevo mangiare 18 kg, ma chissà se così mi vedo di qua e di là. Volevo mangiare specchietto bellissimo scassato che mi piace tanto. Voleva mangiare praticamente, però non mi vedo, faccio così. Melanzane sott'olio, chili di pane, qualsiasi cosa, salame, patatine, voleva prendere il supermercato intero, non ci fate caso, un po' i dentini, vabbè, sporchi così. Panino mi è piaciuto crudo, questa è la sua fine. No, è morto. Vabbè, so pure, ha detto a me, testuali parole, 4 ore di sonno. Sì. Ma facessi proprio una mezz'ora sonno. E io scherzando ho detto, fatelo, tanto mica andiamo di fretta. Lui morto. Vabbè, non è neanche una bella donna, però chissà. Vai. Ma lui si sceglie. Ehi, ti stai aspettando? Vuoi fare tipo Fast and Furious? Mom, partenza lampo. Sto aspettando un navigatore. Ah. Ma nei blu, niente brum brum. Questa è la nostra direzione Pesche. Questo borgo molto molto bello. Pesche al Parenzo. Tutto a un euro, forza, prego prego. Salve, un'altra persona normale. Comunque, siamo arrivati.
pesca. Mike, eccoci ragazzi, esplorazione di un altro borgo. Li voglio vedere tutti proprio per capire se è un caso che non c'è nessuno o è veramente così. Ecco qua, allora quella è Isernia. Siamo venuti qua e siamo nei sassi, diciamo così. Sembrano i sassi, un po' di Matera. Questo è il borgo. Ehi! Momento! Mamma mia, prosciutto grosso lo so. Momento contesto, Mike! Ehi! Che dobbiamo contestare? Allora, stiamo guardando un pochettino la popolazione, comuni e le altre cose. Bene. Vogliamo trarre direttamente il punto? Sì. Praticamente Isernia, ancora non abbiamo capito se è il centro o anche comuni limitrofi. Altra un po'. Comuni limitrofi. No. Dopo la taglio. Io devo tagliare. Ah, rientra. Taglio. Vai. Ciao. Comunque ragazzi, non c'è nessuno veramente, abbiamo controllato tutta la provincia di Isernia. Quanti abitanti fa? Praticamente ancora non abbiamo capito se è solo la provincia o solo ma il centro. Ma no, a parte che quando dici una cosa deve essere convinto. Ok. No. Ragazzi, tutta la provincia di Isernia, 21.000 abitanti e dispari. Ne erano 41.000. 21.000, mentre lui controlla, io... Ehi, Google! Dico qualcosa. Esatto, quanti okay. abitanti hai in Ernia, Isernia? Sì, in Ernia. Comunque... In base al sito Wikipedia, la provincia di Isernia è una provincia italiana del Molise di 83.719 abitanti. Quindi praticamente sono il centro della d'Italia. La meno popolosa d'Italia. La meno popolosa d'Italia, esattamente. Qualcuno in più, ma poco. Per farvi capire, io vengo da Portici, gli abitanti, piccola cittadina, 4 km quadrati, ragazzi, siamo 55.000, quasi tutto il Molise, quindi... Diciamo che non c'è molta gente. Comunque, queste pesche, stavo facendo vedere prima, carino, c'è la salita al bosco, di là, non male. E, però in sostanza, così, non c'è molta gente. La natura è molto bella, è vero. Però secondo me in un posto, personalissimo pensiero, è anche molto importante scambiare qualcosa. In termini proprio di emozioni, anche una chiacchiera, una parola con le persone del posto qui. Le poche che abbiamo visto sono gentili, però non so, è come se perdesse un po' di quella magia che magari poi riuscirebbe anche a dare, perché non è male, assolutamente non è male, ma lo consiglio per chi vuole un po' di relax sicuramente, perché verrete praticamente e sarete da soli, ma anche per qualcuno che vuole fare un viaggio più fotografico, documentaristico. Eccoci qua ragazzi. Allora, dovrei essere tranquillo. Sono addormentato 10 minuti e un quarto d'ora. Siamo un attimo alla servizio a Teano e stiamo tornando. Allora, volevo dire una cosa. Il Molise è molto bello, molto carino. Avete visto dei posti, ci siamo divertiti. Abbiamo passato una giornata. È stata una bella giornata. Però diciamo che l'idea nasce di questo video, di questa giornata, nasce proprio dal fatto di voler condividere un'esperienza con le persone che ami, non in questo caso a livello sentimentale, perché Mike è soltanto un amico, ma soltanto tra virgolette, però è proprio quello che voglio dire, che molte volte noi ci perdiamo in tante cose della vita, tante cose magari futili, delle occasioni ce le lasciamo sfuggire, siamo presi da 3.000 cose, 3.000 impegni, quando poi potremmo fare veramente tanto e delle esperienze che ci legano, che poi i posti belli, treni del cazzo che ti passano dietro, o no? Ti restano nella memoria e soprattutto nel cuore. E trovare persone come lui che ti dicono, come avete sentito all'inizio del messaggio, probabilmente se l'avrò recuperato per farvelo sentire, ok, ci sto, ma andiamo quando, è una cosa bellissima. E il detto di chi trova un amico trova un tesoro, ma è come questa volta, è proprio vero.